Benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. Oggi giornata abruzzese per il ministro degli affari regionali Francesco Boccia, che questa mattina a Pescara ha incontrato il presidente della regione Marsilio. Fra i temi affrontati quelli dell'autonomia, ma anche di maggiori investimenti nel nostro territorio. Vediamo il servizio. L'approvazione in Parlamento della legge quadro è una marcia di avvicinamento graduale a quell'autonomia differenziata tanto dibattuta, ma soprattutto maggiori investimenti per il Mezzogiorno e nel caso specifico per l'Abruzzo e in particolare per le sue aree interne. Queste le richieste del presidente Marco Marsilio al ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, che oggi a Pescara ha incontrato i vertici di Regione e Consiglio regionale. Con il presidente Marsilio ci siamo confrontati sui principali nodi, sui principali temi, sui principali dossier che insomma regolano i rapporti tra la Regione Abruzzo e il Ministero degli Affari Regionali attraverso il Ministero e il Governo tutto, e sono qui anche per raccontare e rappresentare l'idea sulla quale stiamo lavorando con il Governo sulla legge quadro per l'attuazione della autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. Ed è stato un confronto molto proficuo, costruttivo, e io penso che da questo punto di vista la cautela che la Regione Abruzzo ha avuto in questi anni e in quest'ultima fase penso insomma possa essere utilizzata anche per delle riflessioni che io sto facendo con tutte le regioni del Mezzogiorno, che si erano in qualche modo ritratte nel tempo che abbiamo alle spalle, i 15 mesi precedenti alla nascita del nuovo governo, insomma, si erano trasformati in un nulla di fatto, come è noto, e soprattutto c'era un burrone, una voragine tra le regioni del nord e le regioni del sud, ed era passata secondo me una ricostruzione sbagliata, sotto alcuni aspetti anche macchiettistica, per la quale il nord efficiente voleva soldi e libertà e il sud sprecone voleva l'aiuto dello Stato. Non era così in nessuno dei due casi. Abbiamo ricostruito insomma un raccordo istituzionale prima di tutto, rigorosamente nell'ambito di una Costituzione che va rispettata tutta, e soprattutto se parliamo dell'articolo 116 della Costituzione non possiamo dimenticare tutti gli articoli che vanno dal 114 al 119. Per questa ragione ho rappresentato al presidente Marsilio, così come sto facendo con tutti i presidenti delle regioni, l'idea di questa legge quadro che dovrà tenere insieme il Paese e che dovrà consentire a tutte le aree in ritardo di sviluppo, quindi non solo le regioni in ritardo di sviluppo, ma all'interno delle stesse regioni, le aree subregionali, quindi le aree provinciali, in alcuni casi anche aree di livelli inferiori alle province, devono ottenere priorità rispetto alle aree più sviluppate. E Marsilio ha partecipato insieme agli altri governatori alla conferenza delle regioni, presente il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli del PD, alla quale il governatore abruzzese ha richiesto la nomina del responsabile della ricostruzione. E di ricostruzione si parlerà anche questa sera, perché alle 21 torna Moby Dick. Vediamo il servizio. Dov'è il commissario per la ricostruzione? E questa è la domanda posta dal governatore Marsilio al ministro delle infrastrutture Paola De Micheli in occasione della conferenza delle regioni. Il governo Conte infatti non ha ancora individuato un responsabile che si occupi specificatamente di questa enorme questione. Ho rinnovato la richiesta di una particolare attenzione unita al fatto che il governo non ha ancora individuato un responsabile univoco, un sottosegretario, un ministro o comunque qualcuno che si possa occupare del terremoto e della ricostruzione. Il ministro è stato in passato commissario delegato alla ricostruzione, quindi credo capisca l'importanza di questa figura. Purtroppo il governo Conte finora non ha ritenuto di doverla indicare, le regioni colpite dai terremoti non hanno un referente univoco con cui confrontarsi quotidianamente. Con l'occasione ho anche fatto presente al Ministro che il tema dei lavori pubblici, degli appalti, delle gare, di realizzare le opere in una regione devastata da più terremoti è particolarmente sentito, quindi la semplificazione normativa in una regione che ha una moltiplicazione di impegni per i propri uffici, per il genio civile, che non rendono oggi possibile dare risposte in tempi congrui.
A 3 anni dal terremoto del centro Italia e a 10 da quello aquilano, la ricostruzione in Abruzzo procede a rilento e di ricostruzione si parlerà anche stasera a Moby Dick, la trasmissione condotta da Giovanni Minicozzi che su TV6 alle ore 21 farà il punto della situazione con gli ospiti in studio. E immaginando un 100 decreti a mese a partire dalla primavera dell'anno prossimo significa impiegare 10 anni per ricostruire insomma, il territorio e tutto il patrimonio danneggiato. 10 anni a partire da oggi? Da 10 anni a partire dai ritmi che stiamo imprimendo ad oggi alla ricostruzione. Particolare attenzione ovviamente sull'Aquila che da quel tragico 2009 si è rimessa in piedi tra mille difficoltà. La ricostruzione privata all'Aquila ormai ha raggiunto un livello in cui l'emergenza abitativa non c'è più, nel senso che sono poche centinaia le persone che vivono ancora fuori dalle loro case. Possiamo dire che è una sfida vinta in maniera virtuosa, una sfida vinta perché il sistema riconsegnerà alla città, al paese, un territorio fra i più sicuri d'Italia, se non il più sicuro, dove c'è stata un'eccellenza per quanto riguarda la salvaguardia dei beni monumentali. E a proposito dei grandi cantieri del cratere sismico, rimane la necessità di essere vigili anche sulle infiltrazioni mafiose. Le infiltrazioni pericolose non si eliminano con le procedure burocratiche complesse, anzi lì si crea l'humus, sono maestri nell'infiltrarsi nelle situazioni complicate. Io reputo, ma un fatto culturale, che le infiltrazioni si limitano, non si evitano, si limitano con regole semplici e controlli seri. Oggi abbiamo regole complesse e controlli a campione. E ora purtroppo la cronaca, perché un camionista è morto questa mattina intorno alle 10.30 a seguito di un investimento avvenuto sulla A25 all'altezza di Pescina in provincia dell'Aquila. Tutta da chiarire la dinamica della tragedia, sembra che la vittima, un pugliese di Molfetta in provincia di Bari, di 61 anni, al momento dell'investimento fosse scesa dal camion, probabilmente a causa di un guasto che aveva bloccato il suo mezzo pesante e che a travolgerlo sia stato un collega che era alla guida di un altro tir. Voltiamo pagina, si è tenuta oggi a Pescara l'assemblea regionale della SIB Abruzzo, sono stati tanti i temi affrontati dai balneatori abruzzesi a partire dalla direttiva Bolkestein. Vediamo il servizio. Assemblea regionale questa mattina della SIB Abruzzo a Pescara, tanti gli argomenti all'ordine del giorno, tra cui la revisione della legge 77 al fine di incentivare la ristrutturazione degli stabilimenti balneari, le nuove progettualità per combattere l'erosione costiera ed il superamento della direttiva Bolkestein. Il problema della Bolkestein rimane comunque come una questione che deve essere ancora affrontata e risolta dal governo nazionale. La nuova legge dei 15 anni qui in Abruzzo ha trovato un'applicazione tempestiva anche rispetto ad altre regioni. La regione Abruzzo è stata la prima regione che ha emanato la circolare, i comuni abruzzesi sono stati all'avanguardia nell'applicazione della legge. Tutto questo non basta perché non bisogna semplicemente difendere quello che noi abbiamo, dobbiamo eliminare completamente una situazione di incertezza, perché la Bolkestein costituisce una spada di Damocle sulle imprese balneari, ma affrontare anche le altre criticità, ad iniziare dal fenomeno erosivo che nelle prossime settimane sicuramente si ripresenterà in tutta la sua gravità. Oggi abbiamo detto al Presidente, abbiamo fatto delle richieste ufficiali. Noi abbiamo due comuni nella nostra regione, anche di più di due, forse tre, non faccio nomi, però questi comuni non si possono arrocare il diritto di non rilasciare i titoli demaniali, perché in questo modo non consentono alle imprese di programmare un'attività che va da qui a oltre gli anni, così come previsto dalla 145, cioè l'estensione della scadenza della concessione dal 2015 al 2033. Detto questo, abbiamo chiesto al Presidente, perché la Regione Abruzzo ha fatto una circolare dove ha invitato i comuni ad adeguare. Inoltre abbiamo parlato della 77. La 77 lo scorso anno ha dato dei finanziamenti specifici soltanto alle strutture alberghiere e non a quelle extraalberghiere. Le extraalberghiere siamo noi, siamo su 140 km di costa, siamo 651, su 651 vogliamo fare degli investimenti, ma se gli investimenti non ci consentono
a noi di poterli fare. Oggi, grazie a questa estensione della concessione, vorremmo rientrare nel circuito dei finanziamenti e abbiamo anche lanciato la nostra proposta. Non più contributi a fondo perduto, ma contributi in conto interessi. Questo è stato detto oggi al Presidente. È chiaro che noi sarà approfondito un documento e tutto il resto cercheremo di promuovere sempre di più la nostra attività alberghiera, la nostra attività turistica balneare. E non è detto che noi entreremo in un circuito dove la presenza del balneatore di supporto alle strutture alberghiere. Sulla questione cattivi odori nella Piana del Cavaliere a Carsoli è stata coinvolta l'ARTA con una campagna di monitoraggio. Le analisi hanno evidenziato una quantità interessante di toluene nell'aria, ancora incerte le cause. Luca Pulzoni. Le informazioni raccolte descrivono un fenomeno complesso, intermittente e spesso confuso con molteplici altri eventi che impattano un'area interessata da diverse attività umane. È quanto si legge nel rapporto dell'ARTA Abruzzo sulle analisi di alcuni campioni di aria prelevati nella Piana del Cavaliere, nell'area compresa tra i nuclei industriali di Carsoli e Auricola. Il monitoraggio, portato avanti dal 22 agosto scorso fino al 4 settembre, ha evidenziato picchi di toluene che coincidono con le segnalazioni di molestia olfattiva riscontrate dai cittadini dalla scorsa primavera, segnalazioni che si sono concentrate in condizioni di scarso rimescolamento atmosferico, anche se al momento non è ancora possibile individuare le cause del disagio. Nella giornata di ieri si è tenuto presso la sede dell'ARTA di Pescara un incontro tra i tecnici e i sindaci di Carsoli, Auricola, Pereto e Rocca di Botte per far luce sul caso che sta destando sempre più allarmismi tra gli abitanti della zona. Gli amministratori hanno richiesto una nuova campagna di monitoraggio che sarà avviata grazie all'ausilio di una nuova centralina mobile che verrà installata entro le prossime due settimane. Nel frattempo si procederà a redigere una nuova mappatura di tutte le attività produttive presenti nel territorio, fanno sapere i sindaci in una nota congiunta, e verrà effettuato uno studio capillare delle segnalazioni provenienti dai cittadini, raccolte attraverso moduli messi a disposizione di chi vorrà fornire maggiori informazioni. Il mezzo mobile di monitoraggio non potrà fornire nuove indicazioni sull'origine delle molestie olfattive, ma potrà fornire ulteriori elementi di conoscenza sulla qualità dell'aria. I quattro sindaci hanno convocato un nuovo incontro pubblico per il 24 ottobre alle 18 presso la sala consiliare del comune di Carsoli. E ancora un'intera giornata di blocco produttivo alla Sevel di Atessa per il mancato arrivo delle forniture dallo stabilimento FCA di Cassino necessari all'assemblaggio del furgone Ducato. L'azienda ha comunicato lo stop della produzione per oggi nel primo, secondo e terzo turno fino alle ore 6 di domani, sabato 19 ottobre. Da venerdì scorso sono bloccati 20.000 addetti, compresi quelli delle fabbriche dell'indotto della Val di Sangro. Da ieri fermi anche circa 100 operai dello stabilimento FCA di Termoli in provincia di Campobasso, addetti al settore cambio C546. E a Pescara, nella battaglia della propaganda, il PD ha denunciato oggi nel corso di una conferenza stampa come, al di là degli annunci, ci sia ancora molto da fare nel capoluogo adriatico sul fronte della sicurezza. Vediamo il servizio. Blasioli, parlate di propaganda del centrodestra per quanto riguarda il problema sicurezza a Pescara, amministrazione in carica da pochi mesi, però ci sono delle cose che secondo voi non vanno? Assolutamente sì, le pagine dei giornali ci testimoniano tanti problemi della città di Pescara ogni giorno. Guardate, chi ha vinto e attualmente governa la città, cioè la Lega e il centrodestra in generale, prometteva l'esercito. Il 16 agosto sono tornati con una conferenza stampa la Lega promettendo gruppi WhatsApp tra cittadini per il controllo del territorio, mai più problemi di illuminazione, vigili H24, e noi tutte queste cose assolutamente non le abbiamo viste, né si sta lavorando per metterle in pratica. Le uniche cose che tornano alla ribalta ogni volta sono queste famose telecamere, che sono un progetto che viene dal centro-sinistra e su cui noi anzi chiediamo di collaborare per la dislocazione effettiva prima che si approvi il progetto esecutivo. Noi vogliamo ribadire oggi in maniera chiara e fare anche delle proposte che la sicurezza è affidata principalmente alle forze dell'ordine, a cui va il nostro personale ringraziamento per quello che fanno, soprattutto considerando i mezzi e gli uomini a disposizione. Oggi abbiamo snocciolato anche dei numeri, solo la squadra volante della Questura di Pescara ha perso 17 unità dal 2017 a oggi, a fronte di un rimpinguimento di personale negli anni 2018.
2019-2021, cioè in questo triennio, di 22 persone che assolutamente quindi non copriranno quelle che sono andate via. Soprattutto c'è anche la quota 100 all'orizzonte e sicuramente questo non favorisce il controllo del territorio. Quindi le forze politiche tutte insieme chiediamo di essere mature nel chiedere di rafforzare la questura di Pescara in base ai carichi effettivi di lavoro, cosa che non è stata fatta da tantissimo tempo, al Comune di Pescara di azionare i vigili H24 che ci permetteranno di refertare quantomeno i sinistri stradali e quindi di evitare di togliere le volanti al controllo dei quadranti a cui sono state assegnate. E poi chiediamo anche che il reparto di prevenzione crimine, come sta avvenendo in questi giorni, ma non soltanto per un periodo limitato, sia diretto alla sorveglianza della città di Pescara quando non sono impegnati per i compiti per cui sono state create. Insomma, sono una serie di proposte che noi chiediamo di poter esporre al prefetto in un incontro che come gruppo del Partito Democratico comunale e regionale abbiamo avanzato oggi. A proposito di sicurezza, la Giunta Masci ha annunciato che nelle prossime settimane ci saranno nuove telecamere in città. Sì, è un progetto del centro-sinistra, probabilmente ci dicono che per metà novembre ci sarà il progetto esecutivo, ma prima che questo progetto esecutivo arrivi in giunta, il gruppo del Partito Comunale, del PD, ha chiesto appunto di collaborare per la dislocazione di queste telecamere sul territorio. Ma le telecamere sul territorio, se possono aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, non sono assolutamente risolutive in autonomia. Andiamo a Teramo, dove sono iniziati da 10 giorni i lavori di rifacimento del corso De Michetti, un intervento che era atteso da anni e che sembra procedere speditamente. La novità è che saranno ingranditi i marciapiedi e ridotta la carreggiata centrale. Tania Bonici Castelli. Erano decenni che si aspettavano questi benedetti lavori di rifacimento del corso De Michetti di Teramo, la via vecchia signorile, cuore del centro storico del capoluogo abruzzino, che come manto stradale conserva gli antichi sanpietrini, con dei marciapiedi però da città terremotata. È proprio su questi che il Comune ha deciso di intervenire con un appalto di quasi 3 milioni di euro. I lavori sono iniziati da 10 giorni e procedono speditamente. Il cronoprogramma prevede che le ditte appaltatrici, Persia, Macinati, terminino l'intervento entro il 18 dicembre per permettere ai commercianti di preparare il Natale, o almeno così si spera. Qualche disagio per questi lavori, ma insomma un po' di preoccupazione per il Natale, ma anche soddisfazione perché questo corso tornerà a vivere nuovo. Guarda, ha detto quasi tutto lei, noi ci fa piacere che questo corso veramente si rinnova perché non è un po' fatiscente la cosa, il marciapiedi, però è logico che le preoccupazioni ci sono per noi commercianti perché sono i giorni in cui noi ci contiamo di lavorare di più. Ci voleva, guarda, vediamo dei marciapiedi tutti rattoppati. Non è giusto, insomma, per il corso è bellissimo. Quelle che stanno facendo, abbiamo visto il progetto, ci è piaciuto tantissimo. È importante che fanno con una certa urgenza e questo ci stanno venendo incontro, va bene? L'aspetto interessante dei lavori di rifacimento del corso De Michetti riguarda il cambio di filosofia urbanistica adottata invece per il corso San Giorgio, dove i marciapiedi al contrario sono stati aboliti. Il nuovo intervento a corso De Michetti e in parte a corso Cerulli prevede invece l'allargamento dei marciapiedi fino a lasciare una carreggiata di soli 3,50 m. Si eviteranno così macchine parcheggiate ai lati e il pedone avrà più agio di passeggiare. E poi c'è anche una curiosità: quando il pubblico non ce la fa economicamente ad aggiustare, c'è chi, come privato, il marciapiede se lo paga da solo. Lei come interverrà? Ma qui guardi, alle spese nostre, perché non era da progetto, quindi fare tutto il marciapiede in via Sant'Antonio, abbiamo pensato comunque di fare questo investimento per la nostra attività, ma anche per la città, di contribuire a farlo nelle misure più grandi che almeno ci compete fino al nostro solo pubblico. Ecco. In questi anni ci sono stati grandi disagi su questo marciapiede, sono cadute tante persone. Beh, io infatti ho dovuto mettere gomma a terra perché per evitare che si vedessero tra me e la farmacia, insomma era il giorno, era un contemplarsi perché sai molte persone anziane col mercato purtroppo cadevano, adesso c'è questa possibilità. E torna anche quest'anno l'appuntamento con la sicurezza, con un evento organizzato da Confimea Abruzzo B-Safe Gamma Quality.
venerdì 18 ottobre 2019 dalle ore 17 presso il Palazzo Ducale della Montagnola a Corropoli si terrà il convegno denominato La persona giusta al posto giusto. L'evento verterà su tematiche che oscillano dalle ultime novità inerenti il testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dal corretto collocamento delle risorse umane e strumentali all'interno delle realtà aziendali, definita ergonomia del posto di lavoro, fino alle considerazioni sulle reali difficoltà riscontrate dalle aziende del territorio in tema di organizzazione del lavoro. Il tutto verrà intervallato da una performance di sand painting a cura dell'artista Erika Lebardo. A conclusione dell'evento le riflessioni sul tema saranno accompagnate da un aperitivo cenato offerto a tutti gli ospiti. Il convegno è rivolto ai datori di lavoro delle aziende, avvocati, consulenti, a tutti gli attori della sicurezza a cui verranno rilasciati i crediti formativi. E adesso proseguiamo con il nostro telegiornale. A Lanciano fa discutere la continua manutenzione necessaria alla nuova pavimentazione di Corso Trento e Trieste. Dall'opposizione Tonia Paolucci chiede un'immediata verifica tecnica dell'opera pubblica prima che venga terminata. Vediamo il servizio. Rotture e rattoppi a Lanciano per la nuova pavimentazione di Corso Trento e Trieste non passano inosservati alla minoranza in Consiglio Comunale. Dopo una interrogazione di maggio scorso all'assessore all'urbanistica Pasquale Sasso, fautore dell'opera, Tonia Paolucci, capogruppo di Libertà in Azione, torna a parlare di quello che, da fatto eccezionale, sembra ormai essere diventato un problema quotidiano per il settore lavori pubblici. Mattonelle sostituite in via De Crecchio e via Dalmazia. Io ho proposto e suggerito vivamente oggi all'assessorato ai lavori pubblici di verificare dalla progettazione all'esecuzione di quest'opera pubblica, perché se non si fanno le adeguate verifiche non siamo all'altezza di dire se ci sono stati errori. L'invito è di fare prima questa verifica, ancor prima di continuare a spendere soldi pubblici, perché ricordo sempre che questo corso è costato 1.300.000 euro e a maggio, di fronte ad un'interrogazione dell'intera minoranza, l'assessore Pasquale Sasso ha rassicurato tutti che problemi non ce n'erano, che erano state fatte delle verifiche e che era tutto in ordine. Invece adesso ci siamo resi conto che in ordine non è assolutamente niente, se ci fosse ancora bisogno di rendersi conto che qua c'è un problema ed è un problema serio da affrontare. Rattoppi appena fatti da un lato, mattonelle che si muovono dall'altro e il problema non sembra risolto. Il problema continua ad esserci perché sia su via Luigi De Crecchio che su via Dalmazia c'è il problema di queste mattonelle che continuano a muoversi, perché evidentemente soprattutto nei tratti carrabili queste mattonelle hanno dei problemi di rispondenza proprio alla carrabilità e quindi è da verificare questa come prima cosa, ma la situazione è anche preoccupante nel tratto pedonale perché saltano le fughe, andiamo incontro all'inverno, quindi con le gelature cosa succederà, e soprattutto non è concepibile che un'opera pubblica che non ancora viene terminata e, come ho detto, nemmeno inaugurata, abbia già necessità di un piano di manutenzione imminente, altrimenti ci saranno dei problemi. Quindi effettivamente la cosa va verificata e l'invito che rinnovo proprio all'assessore ai lavori pubblici, che mi dispiace oggi è tenuto a mettere una pezza a colori ad un progetto che è stato fortemente voluto dall'urbanistica, di verificare prima di continuare a spendere soldi pubblici, perché poi se l'errore c'è possiamo spendere tutto quello che vogliamo per rattoppare, ma verrà sempre alla luce. E l'Istituto Comprensivo di Penne ha partecipato per il quarto anno consecutivo al progetto nazionale Settimana della Terra, arrivato alla settima edizione. La mostra Mercato, che si è svolta all'interno del chiostro San Domenico di Penne, è stata l'occasione per illustrare i lavori svolti da bambini e ragazzi inerenti il tema dell'ambiente e delle sue problematiche. Vediamo il servizio a cura della redazione di Vestina News. La scuola Mario Giardin di Penne, l'unica nella regione Abruzzo, ha partecipato alla settimana dedicata al pianeta Terra, inserito all'interno del Festival Nazionale delle Geoscienze, quest'anno dedicato al turismo lento, per cui la scuola, coordinata dal referente del progetto, professoressa Giovanna Vacca, ha pensato ad un trekking all'interno dell'oasi di Penne, facendo osservare ai bambini la flora e la fauna. Il seguito è stata una mostra all'interno del chiostro di San Domenico, dove i ragazzi hanno realizzato attività svolte sul territorio.
territorio, in particolare quelle legate all'artigianato e alla gastronomia, invitando alcuni produttori che sono presidi Slow Food in collaborazione con Condotta Vestina Slow Food. Una sezione è stata dedicata invece al plastic free, vista l'adesione al progetto del Ministero dell'Ambiente Io Sono Ambiente Plastic Free. Questo è un progetto che il mio istituto, l'Istituto Giardini di Penne, praticamente porta avanti da 4 anni in risposta a ciò che il Ministero dell'Ambiente, di concerto ovviamente con il Ministero dell'Istruzione, per aiutare ed incentivare e promuovere la sostenibilità sia ambientale ma anche per promuovere i prodotti del territorio e quindi educare i bambini, e questa educazione possa di riflesso giungere alle famiglie con la speranza di migliorare la conservazione del nostro ambiente naturale. E siamo così giunti allo sport, parliamo di Serie B, rifinitura al Poggio stamani per il Pescara che domani riceverà l'Adriatico Cornacchia allo Spezia con la direzione di gara di Massimi della sezione di Termoli. Saranno 2 le variazioni rispetto alla formazione che ha vinto ad Ascoli, non ce la fa Fiorillo, questa volta fermato da un risentimento muscolare, al suo posto Castrati. Ciofani invece è convocato ma non ha smaltito l'attacco febbrile. Zappa è favorito su Vitturini per la sua sostituzione. La presentazione del match nelle parole del tecnico Luciano Zauri. Lo Spezia, avendolo visto in più partite, è una squadra che è brutto dirlo, ma comunque è una squadra abbastanza sfortunata, ha avuto tante partite dove ha perso, ma veramente legata ad alcuni episodi, ha affrontato squadre forti, Benevento, Crotone, dove ha perso ma non ha sicuramente demeritato, per cui è vero sì, ha incassato molti gol, probabilmente in casa col Trapani nella squadra la partita dove magari ha fatto meno bene, però in tutte le altre partite ha fatto delle ottime prestazioni e ripeto, perdendo per degli episodi è chiaro che quando tu perdi 5 partite poi vengono meno alcune certezze eccetera eccetera, però è una squadra che ha delle caratteristiche ben precise, ha gente davanti molto veloce che quando riparte fa male, nell'uno contro uno molto forti, per cui è una squadra veramente importante per la categoria, partita chiaramente non bene. Dovremmo avere coraggio quando si dovrà andare avanti, ma avere la pazienza di aspettare quando lo Spezia avrà possesso, una squadra che gioca bene, quindi rispettando l'avversario come abbiamo sempre fatto, ma pensiamo e sappiamo dove fargli male, abbiamo le possibilità di fargli male con giocatori bravi che abbiamo noi, quindi insomma ce la giochiamo a viso aperto quando sarà possibile. Questo cambio di modulo ha fatto sì che in poco tempo conoscessimo bene uno, cioè quello che abbiamo fatto da luglio fino a 20 giorni fa, e stiamo entrando con l'idea di migliorare quello che abbiamo appena iniziato, quindi questa squadra può fare oggi dico 2 sistemi di gioco più o meno alla stessa maniera. È chiaro che quando si ha bisogno di certezze poi con un pizzico di fortuna porti a casa la vittoria. Credo che ti dia anche un po' di consapevolezza nei propri mezzi e quindi in questo caso si va avanti con questo sistema di gioco, ma in corsa possiamo cambiare con delle certezze, perché comunque sia un modulo che conosciamo bene l'altro. Ma intanto nel 2019 mi sembra assurdo che ancora si stia qui a parlare di colore eccetera, io veramente mi vergogno per queste situazioni, quindi Pescara ha fatto una genialata, una risposta top, ma credo che il 99% delle persone, mi auguro, la pensi come il Pescara, come tutti quanti noi, no? Queste persone vanno assolutamente marginate, probabilmente attraverso anche misure drastiche, perché insomma non si può pensare ancora che ci siano dei bu allo stadio. E adesso analizziamo Pescara Spezia anche dall'altra parte del campo, perché sarà una gara delicata anche per la squadra ospite, ultima in classifica con appena 4 punti. Mancherà Marchizza, recuperato Capradossi, che giocherà al fianco di Terzi in difesa. In avanti ancora assente Galabinov, sarà Ghiasi ad agire al centro dell'attacco. E in bilico la panchina del tecnico, a questo punto Vincenzo Italiano, che spiega il lavoro del gruppo in questi giorni e come fare il risultato domani all'Adriatico. Vediamo il servizio. Sono stati giorni dove abbiamo lavorato forte, dove abbiamo lavorato bene, però questi sono giorni come tanti altri che abbiamo vissuto in passato, dove sembrava avessimo fatto grandissime cose e poi non raccoglievamo niente in partita. Adesso penso che
qualcosina sia cambiata. Penso che se vogliamo fare qualcosa di diverso rispetto all'ultimo periodo bisogna, come abbiamo fatto l'ultima gara, cambiare atteggiamento, essere un po' più affamati e vogliosi di fare punti, perché sinceramente parlare di sistemi, moduli e come fai e come non fai, penso che a questo punto sia inutile. Bisogna avere un atteggiamento diverso, bisogna entrare in campo con uno spirito battagliero, cercare di vincere i duelli, cercare di andare forte, perché dobbiamo assolutamente iniziare a muovere questa classifica. È una squadra, per il mio, forte, perché ha giocatori che in categoria possono fare sempre la differenza, i vari Campagnaro, Scognamiglio, e Galano, e in mezzo al campo Memusciai, Busellato, Ciofani, e gente che in questa categoria ha sempre fatto bene, ed è una squadra temibilissima. Per noi in questo momento tutte sono temibili, tutte vanno affrontate come se fosse l'avversario più forte del campionato, e tutte vanno affrontate col coltello fra i denti. Seduta mattutina per il Teramo, che domani avrà la rifinitura a porte chiuse in vista del match di domenica pomeriggio con la Paganese. Da correggere alcuni errori che stanno condizionando il cammino del diavolo, come ammette anche il difensore Iotti, che era convinto di riuscire a strappare un pareggio a Potenza prima del gol allo scadere di Longo. Vediamo il servizio. Era una palla che dal centro destra loro andava lì fuori. Però quelle sono situazioni di gioco che poi rivedremo tra di noi e lavoreremo sicuramente per non ricommettere, perché nei minuti finali si sa che i punti sono quelli che contano. No, era un dispiacere, ma mio come per tutti, perché avevamo fatto una buona prestazione, magari non pungendo, non arrecando chissà quali azioni, però c'eravamo, avevamo fatto una buona partita di contenimento ed è stato un peccato, anche perché dal campo la sentivo, cioè di portare a casa qualcosa avevo la sensazione che si potesse fare benissimo, e quindi è stata una delusione forte per tutti. Ma io non parlo di un errore, perché un gol preso parte da qualsiasi, cioè da qualsiasi persona in campo può fare di più. Ma come squadra lavoreremo di sicuro per far meglio. Lavoriamo insieme ovviamente, più giocando insieme di più spesso, ci si affina di più, si conosce più il compagno, si lavora meglio. Sicuramente sono cose che non dovranno più accadere, perché da una cosa si impara sempre qualcosa, da un errore si impara sempre qualcosa di nuovo. Io parlo da un errore, ma non di una persona, un errore perché si è preso gol per un errore. Non è quello indicare una persona, per me sbagliamo tutti. E da tutti impariamo. Dopo una vittoria comunque voleva andare a continuità, però in questo momento penso bisogna azzerare, non pensare alla partita precedente e lavorare al massimo, cercare entusiasmo perché ci serve, bisogna ripartire a mille comunque, c'è una partita, cioè dopo ci sarà un infrasettimanale, altre due partite in casa, e è importante partire forti, convinti, lavorare bene questa settimana e andare a affrontare la prossima partita e dare il massimo per avere i tre punti. Giocando acquisisci più consapevolezza, più fiducia, più giochi, più hai conoscenza, più senti padrone del campo, è una cosa normale per un giocatore. Però cerco di lavorare forte in settimana, perché voglio cercare di migliorare, soprattutto anche fisicamente, in tutto, globalmente, in generale voglio migliorarmi. Siamo consapevoli che deve esserci il fattore campo, perché dalla nostra parte ci devono essere i tifosi, la gente, bisogna sfruttare questa cosa perché è una cosa a nostro favore e bisogna far sì che le cose vadano bene. E ovviamente cercheremo di sfruttare queste tre partite e dare il meglio di noi stessi per far più punti possibile. Questa era l'ultima notizia, come sempre tutti quanti i nostri servizi li potete trovare su YouTube e su tv6.it. Grazie e buon pomeriggio.